Let's play. Hey, wake up. Ciao a tutti scuole e pecciolini, sono Mami Didi dell'Italia Sharks, vi do il benvenuto in questo ennesimo episodio di anno 2205, se non sbaglio ragazzi dovrebbe essere l'episodio numero 8 o numero 9, non mi ricordo, poi lo vedrete direttamente qua sopra nel video. Detto questo, vi avevo promesso che avremmo finito e continuato la quest per creare le nostre piattaforme petrolifere, anche perché voglio vedere come funzionano. In pratica quello che ci dice è di andare con questo idrovolante qua a prendere le due barche, ragazzi, fondamentalmente due barche. Perché? Ah, ma forse devo muovere la mia nave. Oh, dove sta il mio coso? Eccoti. Ma che cavolo. Allora, dobbiamo andare a prendere queste barche, ragazzi. Le dobbiamo trasportare alla piattaforma di petrolio. Non è niente di particolare, è solo che sto coso è ancora un po' lento. Non so perché, cioè, onestamente. Comunque, le due barche sono una qui giù, ok? E l'altra qui su. Quindi, ora le appiccico alla piattaforma di petrolio. No, che figata, ragazzi. Lo devo far vedere, guardate. Cioè, ho fatto la touch, che sarebbe, cioè, le ho collegate. E mo le vado a scaricare. Cioè, ma sono troppo figo. Guardate, la sto trainando. Ma con cosa? Una corda invisibile. Non è possibile. Guarda che quello passa a fare il Titanic. Sta attento che si affonda. Oh mio Dio, si affonda la barca. Oh mio Dio. Ok, la mia barca vela ha trainato questa barca motore super pesante, senza una corda, ragazzi. Non so come possa aver fatto. Comunque la cosa importante è che questo tizio qua è felice. E vabbè, aiuti, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mantenere una produzione, maintain a production surplus of aluminium di 10. A quanto siamo in questo momento? Vediamo un po'. Aluminium mi hai detto. Siamo a 0. No, it's good, veramente good. Allora, per aumentare la produzione di alluminio, che sarebbe sta roba qui, senza scombinarmi tutto, ragazzi, perché sennò qui è la fine. Questo che cosa mi consuma? No, questo mi aumenta quest'altro. C'era una roba, ragazzi, che cos'era? Questo? No. Che cosa avevo fatto che mi toglieva? No, il transportation, no. Questo. Il plasma smelter, vedete, questo mi consuma. Io lo stopperei momentaneamente. Sì. Abbiamo 6. Che altro mi consuma? L'alluminio, questo mi pare. No, questa è la geothermal. Questo qui. Questo mi consuma. Allora, scusa, diminuiamo questo. E abbiamo più 9. Ancora. È pochissimo. E perché è più 9? Perché troviamo l'altra compressor chamber. No, ragazzi, non mi fate fare questa cagata. Allora, transportation center, questo te l'ho azzerato. No, scusa, io quanto ne produco di alluminio? Io ne produco 12. Cosa mi consuma 3? Cosa mi sta consumando alluminio? Allora, eccola qua, ragazzi. Guardate sto cornuto. Questo cornuto qui mi sta consumando tutto l'alluminio. Ragazzi, sto facendo un bordello perché ora tutte le mie case sono state disattivate. Ma non fa niente, anzi addirittura sto guadagnando molto di più. Cioè quasi quasi non produco le cose e guadagno di più. Ora dobbiamo aspettare per forza 5 minuti. E io ovviamente li aspetterò, ragazzi, off camera. E appena passati 5 minuti procediamo con il quinto step di questa fantastica avventura, perché dobbiamo sbloccare, dobbiamo diventare dei ricconi petroliferi incredibili. Quindi ci vediamo tra 5 minuti, per voi sarà così. Tac! Eccolo qui, sono passati 5 minuti, ragazzi, e siamo
allo step 5. In realtà, ragazzi, io in questi 5 minuti sono andato a mangiare, mi sono fatta la verichella, sono passati 5 minuti, ho lasciato però hanno 2205 aperto perché mi facevi big money, 1200 al secondo, con quanto cavolo è. Però ora io riattiverei tutto perché se no è un grande bordellazzo, anche se onestamente non so quanto mi convenga. Comunque vabbè, attiviamoli perché, cioè, voglio dire, ce li abbiamo e attiviamoli, lo so ragazzi. What the fuck? Perché siamo scesi? Ah, sta risalendo perché ci stanno le case ferme, va bene. Allora, quindi ora che ci dice? Collect spilling oil barrel with your vehicle. Bring the vehicle collected to Luca Volitz Plain. Ah, ok. Vedete, nella mappa dobbiamo andare col nostro veicolo a raccogliere questi barili dispersi nel nulla. E no, non li devo riportare subito indietro, li devo raccogliere tutti e 5. Li potete vedere nella mappa, ragazzi, hanno questa iconcina arancione e tra l'altro ce li evidenziano pure, quindi voglio dire, proprio a prova di mongoplegico. Io mo me li raccolgo tutti. Ok, ho raccolto l'ultimo, ora non dobbiamo fare altro che tornare alla nostra piattaforma. Ah no, qui, vedete, perché ci dice che dobbiamo usare questo veicolo per, diciamo, per finire, per dare fine al nostro assegnamento, quello che caspita è. I liberali non ce li stiamo tenendo proprio, sì, perché li esportiamo tutti, chi se ne frega. Ok, becca di questo, benissimo. E ora che abbiamo completato il progetto? Tra l'altro per il sito when you dismantle, keep them for now, I might have more for you. But as not remain in between, you should not meet for a while. E quindi? Quanto mi produce? Quanto mi produci? Test di cavolo, dove? Ah, ma è partita un'altra missione? Ma cosa mi dici mai? Comunque ragazzi, non so esattamente quanto mi produca sta cosa. Ok, vediamo se qua mi dice qualcosa. No, quindi lo vedremo sicuramente nel corso dei prossimi episodi. Qui abbiamo altre due missioni che potremmo fare che non ho ancora fatto. E qui ci sta sbloccando la seconda piattaforma di petrolio in questa mappa. Questo è il nostro spazio porto, la terza piattaforma mi pare che è qui. Quindi per il momento va bene così, ragazzi, e io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like, commentate e condividete perché i feed ancora non siamo sicuri che arrivano, anche se da pochissimo abbiamo avuto la partnership, cioè siamo entrati nel programma partner di YouTube, però non siamo proprio sicuri che i feed vi arrivino, quindi fatecelo sapere e comunque nel dubbio condividete con gli amici che fa sempre piacere, ciao belli!